canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Una pittarella, 55 anni, 30 luglio 2016, sgozzata dall'ex fidanzato della figlia. Giuseppina Minate, 76 anni, 26... Naona Movila, 42 anni, 22 ottobre 2016, sgozzata dal marito. Natalina Montanaro, 72 anni, 7 coltellate dal figlio. Nadia Arcuri, 35 anni, 14 ottobre 2016, soffocata dal cognato. Santina Lodi, 70 anni, 11 ottobre 2016, massacrata. 46 anni, 30 luglio 2016, bruciata viva dell'ex compagno. Violenze, e allora noi dobbiamo fare di tutto per stanarle, per evitare che si verifichino, ma soprattutto che si ripetano anche in futuro. Grazie. Il corso è il Consiglio Comunale dedicato alla tematica della violenza sulle donne e nell'ambito di questo consiglio molto particolare che si sta tenendo nella Sala Verdi, grazie all'invito insomma, delle istituzioni abbiamo costruito uno spettacolo sul libro che poi sta in questo momento per essere presentato, Trasmigrazioni, che raccoglie delle testimonianze vere e proprie di donne del centro antiviolenza delle Basse Marche, di uno dei centri antiviolenza delle Basse Marche, e abbiamo reso, grazie all'aiuto dell'attrice Jessica Tonelli e dei musicisti Antonio Nasone e Fabio Mina, abbiamo cercato di rendere degli stralci di queste testimonianze attraverso naturalmente la voce narrante di Jessica e attraverso delle canzoni scelte come quelle di Alfonsina e Mar, come Grazie alla vita, canzoni molto toccanti. Questo perché? Perché abbiamo cercato di parlare e si sta cercando ancora di parlare a tutti i livelli degli ascoltatori e naturalmente non solo del pubblico ma anche di chi può avere cara questa tematica o soprattutto di chi magari cara non l'ha, e quindi dai ragazzi delle scuole sicuramente che sono invitati qui stamattina. Un discorso, quello sulla violenza sulle donne, che è molto complesso perché non si vuole fare un discorso che riguarda solo le donne, non si vuole fare un discorso che riguarda soltanto gli uomini che si macchiano di questi crimini, ma il discorso che abbiamo cercato di fare attraverso questa specie di performance, questo piccolo reading musicato, è un discorso sulla relazione. Questo perché anche nelle testimonianze che abbiamo riportato attraverso le letture viene fuori, si evince che è una questione di contesto, è una questione di molto spesso di relazione e di primi segni che si manifestano nella relazione crescendo poi fino ad arrivare all'estremo limite. C'è chi si ferma prima, come queste donne che cui abbiamo dato voce, e c'è chi non riesce a farlo, come le 105 donne che nel 2016 hanno lasciato questa terra per mano di, nel 90% dei casi, compagni e comunque familiari vicini. È veramente la prima iniziativa a cui partecipo che è stata molto strutturata e molto elaborata rispetto alla partecipazione di voi studenti. In questa giornata contro la violenza sulle donne io ho prestato la mia voce per raccontare alcune delle storie che sono racchiuse in un libro che si chiama Trasmigrazioni e che appunto parla di alcune donne vittime di violenza e che in qualche modo però sono riuscite ad uscire da questo incubo e da questo dolore fortissimo. Non è stato facile per me dire ad alta voce le parole di queste donne, raccontare la loro storia. Sono storie che non immagineresti mai possano succedere, eppure succedono, e sono magari molte volte dietro l'angolo, sono la vicina di casa, sono la compagna che magari non ti racconta quello che le sta accadendo davvero. Spero anche che questo silenzio non continui, che le donne non abbiano paura di raccontare quello che stanno vivendo, quello che stanno subendo. La giornata di oggi qui alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna ha messo in luce una delle tante situazioni che possono verificarsi. All'inizio abbiamo fatto una lettura di tutti i nomi delle vittime dell'anno 2016, sono tantissime, persone che magari sono passate anche nell'anonimato perché è quasi diventata una quotidianità questa cronaca nera. Quindi io mi auguro che sempre di più le donne trovino il coraggio per denunciare quello che stanno subendo.
Michela Di Baldo, 29 anni, 8 giugno 2016, uccisa dall'ex colpi di pistola. Celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un momento importante. Il fatto di ritrovarsi significa che c'è bisogno di parlarne e c'è bisogno di riflettere su questo dramma dell'età moderna. Se pensiamo soltanto ai numeri, in Italia nel 2016 117 donne sono morte per la violenza compiuta da uomini. Quindi qui c'è un problema profondo, c'è un problema culturale, quindi c'è un problema anche di far comprendere cosa significa il rispetto, il rapporto tra uomo e donna, dal mio punto di vista anche cosa significa amare, cosa significano i sentimenti che poi si allargano a prescindere dal rapporto uomo-donna nel rapporto con gli altri. Come sindaco sento anche il dovere di non lavorare soltanto sotto un aspetto culturale, partendo proprio dai giovani, ma anche mi pongo un problema di quali azioni concrete noi possiamo fare nei confronti delle donne colpite da violenza, che molte volte si vergognano, non hanno il coraggio di affrontarla, che hanno bisogno invece di essere, sentire le istituzioni vicino, ma soprattutto hanno un bisogno di rinascere. Ecco, allora anche su questo aspetto sono importanti interventi concreti con strutture come i centri antiviolenza, che anche nel nostro territorio magari noi pensiamo che siamo in realtà immuni perché c'è un certo tipo di vita, ma in realtà dietro ogni angolo si nascondono situazioni familiari di violenza, situazioni di disagio, di umiliazioni. E allora è che in una società come la nostra non ce lo possiamo permettere. Questa giornata quindi è importante anche per questo, per fermarci a riflettere, per far comprendere e soprattutto aiutare le persone a vedere l'altro in modo diverso, e deve essere anche un inno di speranza per le donne, ma un inno di speranza verso il rispetto dei sentimenti, verso una società che sempre più dà valore al rispetto dei rapporti tra le persone, tra uomo e donna. Da madre a madre, non disprezzare il mio ultimo lamento. Con me è un progetto che coordina il Polo 3 di Fano, l'Istituto Superiore Polo 3 di Fano, vede 18 istituti partner della provincia di Pesaro, Ancona e Macerata, ed è un progetto finanziato dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica contro le discriminazioni e le violenze. È un progetto che viene indirizzato ai docenti, sono stati già fatti due moduli di formazione sulla discriminazione, sulla prevenzione alle discriminazioni. Di ciò verranno fatti 18 laboratori con le ragazze e i ragazzi delle scuole partner, un laboratorio di cinema, quindi verranno prodotti dei cortometraggi, uno di teatro, quindi verranno allestite delle pièce teatrali, e due di biocittadinanza e di storia, quindi con la costruzione di un pantheon al femminile delle donne che fino ad ora mancano anche dai manuali scolastici di letteratura, di storia o di filosofia, ma anche di matematica e di fisica, e un laboratorio teatrale dedicato espressamente invece ai padri delle studentesse e degli studenti e ai docenti di sesso maschile. Quindi questo è un po' il contenitore, iniziato a settembre, si concluderà a maggio, e il Teatro della Fortuna di Fano ospiterà proprio la presentazione di tutti i lavori. Quindi l'obiettivo per una scuola che deve essere uno spazio, un luogo di riequilibrio delle discrepanze, delle asimmetrie, questo è un progetto proprio che si pone questo obiettivo, cioè di cercare di limare, di livellare le asimmetrie, anche quelle di genere, quindi di portare le ragazze e i ragazzi, ma anche i docenti e i genitori, soprattutto a riflettere su quanti stereotipi ogni giorno noi inconsapevolmente agiamo nel nostro vivere quotidiano.